Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del giudice Giuseppe Meccariello, presidente di collegio della terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capovetere. Buonasera, Buonasera, signor dottoressa. Giudice, come sta? Molto bene, grazie. È la prima volta che ci incontriamo, è la prima sì, volta sì, è che il mio battesimo. È il suo battesimo e quindi mi fa piacere riceverla. Ecco, allora, impariamo a conoscerla un po' meglio attraverso la nostra conversazione. Dunque, eh, i nostri telespettatori saranno sorpresi del fatto che io dico signor giudice, perché in genere sono abituati, eh, signor procuratore, procuratore, consigliere, e mi accorgo forse di aver trascurato un po' i giudici. Lei inaugura questa stazione dei giudici. Con molto piacere. È, è il primo. Allora, eh, specifichiamo, chiariamo un po', ricordiamo ai nostri telespettatori che la Procura fa le indagini, il PM, il famoso mh, pubblico ministero, uh, raccoglie le prove e le porta al signor giudice. Il signor giudice rappresenta il, diciamo, uh, un super partes, una figura super partes che giudica secondo coscienza e secondo imparzialità. Ecco, io le chiedo Signor giudice, lei che ne pensa della separazione delle carriere? Ecco, giova per la terzietà del giudice? E lei tocca subito un tema molto complesso e molto dibattuto. In Ma lei è tema. preparato. Eh, no, io la mia opinione è che eh, non sono favorevole alla separazione delle carriere, anzi, eh, sarei favorevole alla necessaria osmosi tra le carriere: nel senso che. Ritengo che proprio la possibilità di cambiare funzione, di per esempio fare il pubblico ministero eh, avendo anche fatto il giudice e viceversa evidentemente, può arricchire il, il, ruolo. Le, 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 diciamo il patrimonio conoscitivo del magistrato perché consente di vedere tutti e due i lati in cui si articola poi il processo, soprattutto dal punto di vista della valutazione della prova. Poi eh, diciamo, è chiaro che ogni tema è complesso e può nascondere diciamo, delle, delle, dei lati positivi e dei lati negativi. Bisogna poi vedere nell'ottica di una paventata separazione delle carriere chi dovrebbe poi controllare la carriera dei pubblici ministeri se eh, diciamo, la conseguenza eh, dovesse essere il controllo dell'esecutivo sulla, sulla funzione diciamo, accusatoria. Quella mi vedrebbe decisamente diciamo eh, contrario eh, per un, eh, per eh, un certo, fatto eh, di certo. un principio della separazione dei poteri. Eh. Eppure tanti anni fa nel 1991 ne parlò oh, Falcone in un'audizione. L'argomento eh, era la lotta alla criminalità organizzata e il nuovo modello processuale. Lui diceva, sono parole sue, il nuovo processo basato sul sistema accusatorio richiede che il PM non abbia nessun ramo di parentela contatto di parentela con il giudice, devono essere due cose separate. Dice: io vengo valutato come un nemico dell'indipendenza del magistrato e soprattutto tendente, come diceva lei, a mettere il, il pubblico ministero sotto l'egida dell'esecutivo. Ecco, quindi e poi eh, come è idea, andata? Eh, e, allora, eh, ha detto così però si è... Sì, allora, eh, anzitutto da allora eh, poi tal... molte frasi di Falcone sono state eh, certo. diciamo, riportate negli anni successivi quando il contesto è completamente mutato, anche per travisare un po' quello certo. che è il contenuto delle idee di Falcone. Anzitutto sul versante delle incompatibilità, il rapporto di parentela, insomma è chiaro che un giudice non può essere il giudice quando il PM è un suo parente o un eh, suo amico. Un suo, un suo parente, come de, del resto non lo può essere neanche se una parte eh, è un suo parente. Lui diceva non deve essere un o è un suo parente. È un eh, quindi ci sono delle, delle situazioni di incompatibilità che vengono valutate eh, annualmente. Noi facciamo delle dichiarazioni annualmente nelle quali eh, diciamo se abbiamo parenti inseriti nell'avvocatura nell o nella magistratura che vengono valutate. Quindi questo rischio non c'è. Riguardo poi al resto, devo dire che Falcone poi è stata, è stata la rappresentazione forse più importante, diciamo, dell'osmosi delle carriere, perché lui prima di diventare eh, un pubblico ministero è stato eh, un bravissimo giudice civile, un giudice fallimentare anche, eh. e io credo, non solo io, che proprio questo patrimonio di conoscenze che aveva acquisito facendo il giudice, anche in materie difficili come la materia fallimentare, la materia societaria, eccetera, lo ha molto aiutato nel capire determinati fenomeni anche economici che si collegano poi alla criminalità mafiosa. Insomma. Quindi... Ha detto così però. però nella di, pratica, fatto, diciamo, di nella fatto, pratica ha fatto quello che poi sarebbe auspicabile fare. Fare. Eh, signor Giussi, in Italia con tutte le norme che hanno introdotto elementi del sistema accusatorio, secondo lei queste innovazioni hanno cambiato l'originario processo inquisitorio? E se sì, come è andato? Insomma, come incidono sul dibattimento? No, allora nell'89 è stato cambiato, allora, ci sono stati due momenti di cambiamento totale del codice. Il, il, il passaggio nell'89 a un modello accusatorio che è quello che noi vediamo diciamo, americano. americano, anglosassone eccetera nel quale si confrontano eh, la parte pubblica, cioè il pubblico ministero e la parte privata, cioè il difensore esaminando e controesaminando i testimoni, portando ciascuno di essi le, le proprie prove che vengono valutate da un giudice terzo che sarei appunto in e questo caso dico. io eh, e poi c'è stata un'ulteriore riforma molto importante che è quella del giusto processo, che viene chiamata il giusto processo, nel, che ha rafforzato alcuni principi diciamo, del processo accusatorio, addirittura inserendo nell'articolo 111 della Costituzione e quindi, quindi stabilendo che la, la prova deve essere formata in dibattimento, eh, con i principi dell'oralità, dell'immediatezza, eccetera, perché si ritiene che eh, di fronte diciamo, al contraddittorio delle parti si possa eh, raggiungere meglio la verità processuale e soprattutto si possa raggiungere una verità processuale che è Più adeguata possibile alla verità sostanziale, che poi è, è quello certo. è l'obiettivo del processo no? fondamentalmente. È certo, è certo. Lei se lo ricorda tanti anni fa, eh, lei penso, eh, era ancora era Santa Maria Capovetre perché c'è da tanto. Si da ricorda 2006 sono... eh, quel convegno bellissimo della presidente Casella un convegno sì. accusazio ed inquisizio, sì, se lo ricorda all'infiteatro. All Io saluto con affetto e stima Presidente del Tribunale Gabriella Maria Casella perché le voglio. Un sacco di bene, assimo tantissimo. Fu un convegno, convegno bellissimo, peraltro in una location straordinaria. Bellissima. Eh, di fu, fu un Dunque, bel momento, c'erano anche romanisti importanti in quel convegno, insomma c'era un fascino univa particolare. Era il, il mondo universitario, e quindi... Fu Furono tanti bello. interventi importanti. Sì. Eh, signor Giudice, il CSM intervenuto in questi giorni eh, su un, un procuratore aggiunto, lo ha quasi come dire degradato, nel senso che non gli ha confermato la qualifica di procuratore aggiunto. Questo perché dice che secondo il CSM... Avrebbe inclinato l'indipendenza del magistrato perché eh, il magistrato avrebbe accettato dei biglietti eh, di una partita, il, anche il pernotto fuori, eh, avrebbe messo oh, diciamo, come, mh, a parcheggio nel cantiere di questo imprenditore anche una, un canotto, una piccola imbarcazione, e quindi insomma eh, sembrerebbe che. Eh, Abbia fatto una cosa C È stato diciamo, debito disciplinare. Ecco, disciplinare. Il procuratore si è giustificato, ha detto ma quello è amico mio, anch'io faccio dei regali a lui, ci scambiamo. Ecco, quindi il magistrato deve stare attento diciamo, a fare questi eh, diciamo, ad Guardi, accettare. Eh, eh, perché si può interpretare in modo diverso. Non, non entro nel merito della vicenda no, che no, ovviamente no. è ancora eh, subiudice, insomma ci saranno immagino, altre tappe. Del Procedimento che è solo disciplinare, eh, non è, non è una, una sentenza un po' giova rigida. Si è ritenuto che eh, fosse minata, diciamo, minato un principio del di, di, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eh. Ora ripeto, la valutazione del CSM, eh, diciamo, verrà rivalutata in altre sedi, immagino davanti al TAR, eh, e quindi diciamo su quella non, non, non ho gli elementi per potermi esprimere. Quello che dico è che certamente a noi magistrati, soprattutto se operiamo nel territorio dove poi sostanzialmente abitiamo e siamo cresciuti, viene richiesto una particolare prudenza in alcuni comportamenti. Eh, ne dico una per tutte, insomma, cioè, adesso siamo sotto elezioni, sarebbe improprio no? che un, un magistrato del Tribunale di Santa Maria Capitere andasse a un convegno di partito certo. o a una manifestazione insomma, comunque legata a un partito. Pur avendo noi ovviamente le nostre idee, come tutti i cittadini, però l'apparenza la, anche dell'autonomia dell sì. e dell'indipendenza ha un suo peso perché noi comunque siamo chiamati a decidere nel nome del popolo. E dobbiamo manifestare anche a chi ci vede certo, giudicare certo. l'idea di una totale certo, impazienza. Certo. E il popolo proprio, i cittadini, hanno giudicato una sentenza un po' rigida, dice eh, forse perché i magistrati devono riacquistare la nostra fiducia, dato il periodo un po' diciamo alquanto eh, problematico. La, e dice: allora emettono sentenze rigide, sentenze esemplari. Un'altra sentenza esemplare che però insomma ancora si deve concludere come dice lei, ancora si devono analizzare carte, prove e quant'altro riguarda quel sindaco di Riace che non si capisce se un, insomma un pasticcione, cioè che fa dei reati, compie dei reati senza manco accorgersene è per il bene, secondo lui, dei cittadini per il bene degli immigrati che accoglieva e quant'altro Il magistrato invece l'hanno giudicato a capo di un'associazione a delinquere, quindi totalmente diversa, che ha fatto imbrogli insomma la gestione dei migranti e l'ha condannato a un'altra sentenza esemplare ecco, 13 anni, 13 anni e due, due mesi. mesi e quindi anche questa è una sentenza forte e allora questo è un caso particolare un cosa, è, però è una la... sentenza la premessa che dobbiamo fare, dottoressa, è che eh, nessuno di noi può parlare avendo letto le motivazioni perché sono ancora in fase di stesura. Sì, L'ho eh, detto già. No, l'ha detto. Molti invece diciamo, si, si diffondono a interpretare eh, diciamo, eh. Le, le ragioni delle, della condanna di Lucano. Io ho letto il dispositivo, posso essermi fatto un'idea diciamo, della... della, eh, della... Come è andata? Ma eh, anzitutto c'è da dire che eh, Lucano è stato condannato per reati contro, eh, contro la pubblica amministrazione, quindi Ma peculato famiglia. e contro Ehi. il patrimonio, non per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E nella valutazione del Tribunale hanno pesato ai fini della pena in maniera considerevole due elementi, la, il mancato riconoscimento della continuazione tra una serie di reati che erano sì, sì. Eh, addebitati a Lucano e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Che, eh, Incidono sulla pena perché comportano la diminuzione della pena di un terzo. E questo ha portato a questa pena che oggettivamente è sorprendente rispetto alle richieste dell'accusa. Dell certo. Quello che diciamo, il commento che noi secondo me possiamo limitarci a fare, e che ovviamente la vicenda verrà valutata in grado di appello, certo. fino alla Cassazione, eh, non è stato punito in quel processo eh, diciamo, il sistema di accoglienza perché quella è una cosa virtuosa, piuttosto credo sia stato punito il, le modalità improprie attraverso le quali si sono eh, garantiti degli obiettivi, magari anche diciamo, meritori. Però il principio è anche che eh, tutti noi cittadini dobbiamo rispettare le regole dello Ma Stato. Ma Chiavelli non vale, il esatto, fine giustifica perché i mezzi. Diversamente significa che poi ognuno può fare quello che vuole per, Dice, un, per raggiungere un fine che ritiene meritorio. Eh certo. e, e questo in uno Stato di diritto non è consentito. Non è consentito. Poi, ripeto, questo ne, ne parlo in termini generali, poi immagino la vicenda di Lucano. Se ne parlerà a sì, lungo nei prossimi anni. Lei, tutti i cittadini, i suoi concittadini si sono ribellati, dice ma come quella è una brava persona, ha fatto tanto, eh, ha fatto tanto però ha accumulato tanti reati. Però nei, nel, nella prima pagina di qualsiasi libro di diritto c'è scritto che il diritto non penale ammetta. non è etica. Eh. Si può paradossalmente condannare una persona anche per bene che ha scivolato su una buccia di banana, parlo è in normale, generale, e si può assolvere un criminale se non ci sono le prove. Questa okay. è la differenza tra l'etica e il diritto okay. e noi secondo me dobbiamo tenere sempre eh. ben separati eh, i due sì, campi sì. perché altrimenti diventiamo dei savonarola eh, certo. e non dei giusti. Insomma, giudici. bisogna dividi, eh, capire se questo si, eh, sindaco è un buon tempone, così che ha fatto con superficialità o veramente il suo comitato di reati, comunque, anche con una pena tanti. molto molto severa. È eh, forte. Eh, lo Stato è sempre più convinto che per ehm, diciamo indebolire la mafia bisogna togliere i beni i beni e questo lo diceva pure eh, tanti anni fa, nel 2008, non so, eh, lei era qua già. Sì. E il modello Caserta se lo ricorda no? il ministro dell'interno Maroni diceva che bisogna levare l'acqua dai pesci. Ecco, l'acqua dai pesci si leva attraverso eh, i diciamo, sequestri e le confische. I sequestri e le confische sono la risposta punitiva dello Stato, ma sono anche eh, diciamo, l'avvio per processi virtuosi. Il fatto, sempre eh, diciamo, eh, che se ne discute da tanto tempo, è il tanto tempo che passa tra sequestri confische e il ritorno al beneficio della cittadinanza. Io mi ricordo quella Scarface, quella, eh, quella villa. villa di Schiavone, ci sono voluti 30 anni perché ritornasse a beneficio dei cittadini. Come eh, diciamo, eliminare questo tempo? Perché poi nel tempo i, questi beni eh, finiscono eh, diciamo, deteriorati, sono vandalizzati. Molto spesso dice il procuratore Cafiero de Rao che io ho avuto l'onore di intervistare, diceva, state attenti perché i beni confiscati molto spesso vengono riacquistati, vengono ripresi dalla criminalità Dal circuito, ai quali, alla quale era stata sottratta. Lei tocca un, un tema che è molto delicato perché la premessa che fa è, è giustissima. Eh, diciamo, lo, lo strumento fondamentale di lotta alla criminalità organizzata non è soltanto la condanna. Ma è proprio l'acquisizione al certo. patrimonio dello Stato dei beni acquisiti sì. illecitamente con i proventi delle varie attività criminali che svolgono le associazioni. Um, io fa, dico sempre, l'ho visto con i miei occhi, che la casa confiscata a Casaldi Principe, a Sandogan, a Francesco Schiavone Sandogan, nella quale è stato costruito un asilo per bambini eh. è. Una affermazione, secondo me, fortissima della, della supremazia dello Stato e della, della forza stato dello stato, stato, perché agli, anche agli occhi della cittadinanza, insomma, tutti vedono che la casa è stata tolta al, al Camorrista ed è stata eh, utilizzata per finalità meritevoli, pubblicistiche, eccetera. Eh, devo dire che sul versante delle misure di prevenzione, dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista Diciamo processuale sono stati fatti enormi passi avanti negli ultimi anni. Quello che manca è il collegamento molto spesso tra la fase giurisdizionale e la fase diciamo, della gestione dei beni confiscati. Eh. E lì c'è un problema politico-amministrativo innanzitutto di, di, fondi, di fondi per. per sì, che... ne pecunia, non esatto, esatto. Eh, cioè, Lei può immaginare che riconvertire una casa che è stata magari confiscata anni prima e che quindi e anche ha bisogno di interventi importanti certo, di manutenzione certo. per un bene pubblico comporta diciamo una spesa. una spesa significativa e comporta anche delle persone che ci lavorano e ci sono una serie di, 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 di eh, cooperative di, 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 che, che, che fanno un'opera meritoria sul, sul territorio eh, però da sole non ce la possono fare certo. evidentemente. Io mi auguro fortemente che in questi anni che ci aspettano, in cui ci saranno investimenti speriamo significativi anche sul versante della giustizia, con il PNRR eh, si possa anche da questo punto di vista diciamo, accelerare e creare quel collegamento tra eh, magistratura e sfera amministrativa che è necessario per poter poi dare seguito ai risultati che si ottengono e sul versante giurisdizionale. E eh certo, perché poi il bene quando è deteriorato nessuno lo prende perché ci vogliono soldi ci per metterlo a posto. I comuni non ne hanno mai di soldi e quindi rimane lì il rimane bene lì. sprecato. E, eh, lei ha fatto su questi beni confiscati una bella lezione magistralis in un istituto di Sparanise, vero? Sì, Sparanise. è stato applauditissimo dai, dagli studenti. Insomma, ha rappresentato fu bene. Una bella giornata, anche perché, eh? Fu una bella giornata anche per chi Una bella giornata di soddisfazioni, certo. E eh. sui beni confiscati, il, il mese scorso c'è stato un convegno organizzato sempre dalla presidente eh, Casella del Tribunale di Santa Maria che ha firmato insieme a, a molti sottoscrittori tra cui anche il prefetto eh, che io saluto con affetto e stima, un documento d'intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sottoposto a procedure di prevenzioni patrimoniali, è una cosa importantissima, sì. si avvia una, un procedimento di Questo protocollo è, è un, un passo importante, Molto. perché eh, è un ponte che si crea tra il Tribunale, la Prefettura, gli organi che devono curare l'esecuzione delle confische e, e appunto si colloca in quest'ottica che dicevamo prima, cioè questa questa necessità di far sì che mh, non si lavori a compartimenti stagni, che il Tribunale chi finisce chi? con la confisca e poi non si occupi più di quello che avviene dopo, ma che ci sia invece un collegamento chi? virtuoso. Perché poi lavorare per anni con responsabilità al termine di processi anche complessi quali sono quelli di prevenzione per poi non vedere il risultato, il risultato. non ha molto senso evidentemente. Eh certo. Quindi il protocollo è una buonissima anche base. Uno si avvilisce, si avvilisce dell'inutilità. Sì, il nostro lavoro deve, deve essere finalizzato a un'utilità sociale, se eh no certo. rimane diciamo, un esercizio di stile. È normale. Lei, oltre a essere giudice, è un giudice un po' particolare, perché è un magistrato di riferimento per l'informatica. Dice sì, che è bravissimo. No, eh, Ma diciamo sapere che, da lei quali difficoltà ha trovato in questo periodo di pandemia? Perché avrà avuto tantissimo sì, da fare. Eh, allora io sono eh, molti anni che faccio questo. questo, questo eh. Ho questo compito, poi è stato intervallato, poi sono ritornato, eccetera. E lo, lo faccio non perché sia particolarmente perché è bravo. Ritornato? Da alcun... si è Si era scocciato? Perché c'è un termine massimo ah, di vabbè, durata. Vabbè. Eh, fu nominato un altro collega che poi si trasferì a Napoli e poi ritorna io. Eh, non è che abbia particolari capacità informatiche, anzi, però eh, diciamo sono convinto che eh, nel 2021 insomma, il, la risposta di efficienza della, del sistema giustizia deve passare anche attraverso un rafforzamento delle, delle potenzialità informatiche. Noi abbiamo creato a Santa Maria Vetere un sistema automatico di assegnazione dei processi che da un lato fa sì che non ci siano dubbi sulle assegnazioni, quindi per un fatto sì. anche di trasparenza nei confronti del pubblico e dall'altro attraverso una ponderazione dei processi fa sì che abbiamo più o meno tutti lo stesso carico di processi in entrata, che è una cosa che consente a tutti di lavorare meglio e quindi di dare una risposta. Più efficiente per i cittadini, perché lei può immaginare che se un giudice ha 100 processi e un altro 20, certo. eh, i cittadini che sono interessati dai 100 processi di quel giudice avranno una risposta inevitabilmente più lenta, più lunga. invece, in questo modo diciamo, è, stata, sì, è, certo. è stata parificata. E Poi la pandemia io... ci ha creato diciamo, una serie di. Di problemi, sono state introdotte diciamo, delle possibilità di fare delle audizioni a distanza a mezzo diciamo, degli applicativi Microsoft. Insomma, ha avuto un bel da fare. In È periodo stato molto, di... molto complicato in quel periodo. Eh. Purtroppo, secondo me, abbiamo perso un'occasione, in parte perché determinate possibilità eh, sono venute meno, eh, altre invece le abbiamo conservate. Sperimentate ma... pure. Sì, eh, cioè, secondo me si poteva fare qualcosa in più. Ma eh. ci sono state delle opposizioni che non sto qui a dirle. Ma siamo stati travolti da travolti. questa pandemia. Però le dico che eh, adesso le udienze sono regolamentate. Ma l'informatica ha facilitato, ha aiutato molto, Assolutamente, no? Assolutamente, sì, periodo. lei pensa eh. che in quel periodo, nel, nel periodo del, del, del primo trimestre, diciamo marzo-giugno 2020, si facevano perfino le udienze di convalide degli arresti a distanza, si facevano tutta una serie di attività a distanza poi ed la Presidente ed... è stata molto rigida ha tenuto le mascherine, i permessi la Presidente ci ha tenuto molto in quel periodo lavoravamo proprio a stretto contatto ed è stata contatto. bravissima pensi lei, eh, con, avete le, ha fatto il trasferimento eh, a caserma Mario Fiore pensi lei se stavate ancora a, al condominio di Via Sant'Agata erano i catombe di magistrati e di avvocati tutti morti per per, facciamo gli scongiuri ma così sarebbe stato uh... diciamo che quello non consentiva diciamo neanche no, una no corretta... si doveva solo chiudere sì, non, so, non sì. erano io la guardo con grande ammirazione perché io di informatica proprio io faccio solo cubi proprio <ride> tutto cioè, proprio cubi quanto basta quindi uh, alla mia ammirazione. No, ma ripeto, non è che abbia particolari però credo che per esempio stabilire un programma di assegnazione automatica degli affari ah, stabilire eh una ripartizione delle certo. udienze per fasce orarie in modo tale da non costringere le persone ad aspettare ore all'interno del tribunale eh, che venga chiamato il loro processo, Quindi un fatto di civiltà oltre certo. che di organizzazione Quindi informatica eh, ha dato una grande mano. Sì. Speriamo eh. che ci siano anche lì degli ulteriori investimenti perché poi come al solito è il problema è che i tecnici sono pochi e, e, e dovrebbero... Sì, questo fatto lo diceva il consigliere D'Amato, Antonio D'Amato del CSM che mi ha dato l'onore di venire ma lui è, uno, è di casa qui eh, perché io lo conosco da quando era alla DDA. E poi è stato braccio destro del procuratore Troncone e diceva: bisogna fare concorsi per cancellieri e amministrativi, ma non solo, poi fai fare, fare dei corsi specifici di informatica, cioè eh, nuove eh, generazioni. All'inizio della mia carriera, quando lavoravo in Sicilia, c'erano gli ingegneri informatici che erano organici diciamo eh. al tribunale e quindi non le avevamo a disposizione per qualsiasi cosa, poi, con l'idea di centralizzare un po' per un risparmio di spesa, è si, è un po persa la, si è perso il contatto, sì, per sì. cui se si rompe una stampante o un, un computer, i nostri cancellieri devono fare un ticket, il ticket deve autorizzare l'arrivo di, di un tecnico che, che ha tantissimi impegni eh, di certo. questo tipo, magari possono passare anche settimane perché eh, venga uh, aggiustato quel computer. È lì che si blocca un po' tutto. Bisognerebbe, secondo me, rafforzare il personale amministrativo che si occupa di questo. Educarlo. Cose. Eh, Signor giudice, parliamo di un reato odiosissimo. Parliamo di stalking. Mm. Stalking è diciamo, inseguire la preda eh, in maniera furtiva, compiere atti persecutori. Eh, dunque, ne parla l'articolo 612 bis e che dà una condanna da, eh, da sei mesi, no, mesi a cinque anni. Quindi sì, è una bella è. sentenza. ecco Lei eh, di recente ha eh, dato due sentenze. Una eh, sono d'accordo. una Altra non sono d'accordo e poi lei mi spiegherà perché. E allora, una donna ha condannato a due anni un assistente volontario che faceva, è donna, che faceva stalking nei confronti di un professore, anch'essa donna, sì. è donna è di un'università, non diciamo quale università che non ci porta, ma importa questo reato. Lei l'ha condannato perché? Per stalking e per diffamazione e quindi siamo d'accordo. Quello che non siamo d'accordo è questo, per me che sono ignorante in materia, è, diciamo, di stalking. Eh, un 47enne eh, lei è accusato di lesioni aggravate dall'ex compagna e atti persecutori anche davanti alla figlia, lei l'ha assolto. Perché? Perché il lavoro del giudice è questo: gli antipatica eh, l'assistente. No. <ride> lei ha letto i capi di imputazione. Eh. I capi di imputazione sono fatti dalla Procura e sono un'ipotesi di accusa. Eh, sì, un'ipotesi. Eh. Eh, il processo serve appunto a verificare se quella ipotesi è fondata. Ho capito, non l'avete accertato ancora. Eh, allora, io perché possa condannare, dice la legge, devo avere la convinzione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quel fatto ipotizzato dalla pubblica accusa si sia verificato eh, e capito. che lo abbia commesso il mio imputato. Evidentemente in un caso ho ritenuto che quella prova ci fosse... E, e nell'altro no. no, ma questo è, il, è, diciamo il, è la parte essenziale, è l'in certo. sé diciamo, del lavoro del giudice. Guai devo dire se ci fosse un ordinamento nel quale il 100% dei processi arrivasse a condanna, perché significa che il processo non è servito a nulla probabilmente. Certo. O comunque diciamo, il ruolo della difesa e la valutazione della prova è stato diciamo, svilito. Certo. Eh, appartiene alla fisiologia e mi rendo conto che qualche volta eh, diciamo, l'utente medio possa non comprendere determinate decisioni. Io ho fatto, ho fatto la figura dell'utente medio. No, lei ha, ha, ha valutato il capo di imputazione, eh, eh, sì. ma il capo di imputazione, non, ripeto, è un Non vuol dire, non vuol dire. Senta, come si riconosce uno stalker? Cioè perché io raccomando sempre alle nostre eh, telespettatrici di essere attenti alla prima violenza, a quei periodi di, eh, diciamo, che Alternano di grandi amore, poi violenza, poi grande amore. Quello è un segnale e devono partire subito a denunciare: eh, polizia, carabinieri, guardie di finanza. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, anche perché sono preparatissimi al giorno d'oggi. Fanno dei corsi, ci sono delle stanze apposite: la polizia qui di Stato con il questore Borrelli, che io saluto sempre con affetto e stima perché è un grande questore, e eh, c'è delle stanze proprio apposite per. Accogliere meglio la donna. Sì. Come si riconosce uno stalker? Guardi, nella categoria dello stalking c'è un po' di tutto. Almeno quella che è stata la mia esperienza dal 2009, quando eh. è stata introdotta la norma sì. ad oggi, sì, sono sì. 12 anni già. Sì. Eh, ho visto un po' di tutto, la norma dice, recita così: chi compie atti persecutori, quindi perché secondo me possa essere qualificato, almeno in ambito penale, come stalker un soggetto, si deve ritenere che quel soggetto compia atti persecutori. Allora anche lì c'è un discrimine tra una parte che, come dire, può essere tollerata dall'ordinamento e una parte invece in cui si supera quel limite. No? Allora, il fidanzato che magari fa qualche telefonata nei giorni successivi... Alla, alla separazione, che evidentemente ha subito e non ha fatto, può valere anche al contrario, certo. evidentemente eh, diciamo, compie un'attività che può essere tollerabile entro certi limiti. È ovvio che se incominciano pedinamenti, cento incominciano danneggiamenti e alla macchina. Che riceve 100 rose rosse, che eh, fa? Si, si comincia a dubitare. E, e lì la difficoltà è quella poi di calare la vicenda nel caso concreto eh, esatto. e capire però se quella persona. Abbia o meno voluto eh, veramente perseguitare la vittima. Perseguitare significa infliggere un male che non è assolutamente giustificato, o rovinare la vita, ecco, eh, mettiamola così, anche in maniera abituale, ripetuta, con un particolare malanimo nei confronti della vittima. I processi sono complessi da questo punto di vista, eh. perché lei può immaginare che vengono portati poi in un'aula di giustizia aspetti che attengono alla sfera individuale, la sfera più privata no, delle, delle persone. E perciò io ne ho visti di tutti i colori, ho visto persone che erano sostanzialmente dei, delle persone innamorate, che erano state lasciate e non se lo spiegavano, e ho visto pure delle persone che erano oggettivamente pericolose perché avevano proprio nello sguardo, proprio l'odio più profondo, avevano commesso delle cose pericolose. È ovvio che il suggerimento che lei dava eh, a, a tutte le donne di prestare particolare attenzione a determinati segnali è un, è un suggerimento molto giusto. Eh, ci sono peraltro sul territorio insomma, tutta una serie di strutture di centri antiviolenza di, di, sì. che, che, che diciamo, sono a supporto di Della queste persone. No. Devo dire sono stati fatti anche qui grandi passi avanti e, e devo, non c'è neanche più quella vergogna nel denunciare che magari si, 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 aveva, si aveva prima. Però eh. le violenze continuano, ha visto lei, i femminicidi sono aumentati di nuovo. Eh, certo. I femminicidi e poi c'è quella droga moderna, quella l'ecastesi eh, liquida che eh, disinibisce mm. gli uomini, eh, ma la usano anche le donne, non si capisce niente. Eh, insomma eh, eh, le stuprano, un... si svegliano sanguinanti, ma non hanno sentito nulla. Questo è un. È un po' un tema che attiene al, alla complessità anche dei rapporti interpersonali di quest'epoca, di quest diciamo, no? certo. in cui molto spesso insomma, si, eh, si, si eh, attivano diciamo, dei rapporti anche con superficialità qualche volta. Eh, Ma anche il, il, primo il fenomeno, razzi... il fenomeno è, è in evoluzione ed è eh, credo, culturale. culturale. culturale credo che, Diciamo, la, la sanzione penale possa fare relativamente poco rispetto diciamo, a quando la frittata si è fatta dice è appunto, lei, un po' perché interviene per... dopo e un po' perché se lei pensa insomma, voglio dire eh, per l'omicidio c'è l'ergastolo ma l'omicidio è, è sempre avvenuto se uno avesse la razionalità di dire non devo poter prendere l'ergastolo per uccidere una persona non ci sarebbero più morti anticamente si diceva ira brevis furor esatto, cioè, cioè non capisci niente più molti sono più. Eh, reati commessi si dice tecnicamente con dolo di Impeto, eh. Eh, e quindi, diciamo, per una incapacità che abbiamo di controllo, di controllo e per una tensione che ci sta nella società a tutti i livelli, con la quale purtroppo dobbiamo fare i conti. Eh. Invece, in questo periodo c'è tutto per disinibire e per non pensare, e quindi si provoca la violenza. E poi, Nelle situazioni in cui poi c'è la, la situazione dello sballo, quindi della droga, della cocaina, eccetera, si perdono ulteriormente freni inibitori e quindi lì. Diciamo, si può arrivare anche a situazioni ulteriori che poi sono quelle che vediamo diciamo, nei telegiornali, purtroppo quasi ogni sono giorno. Sono quotidiane, eh. signor giudice. Parliamo del processo civile. Processo civile. Secondo la ministra Cartabria vorrebbe eh, abbreviarlo del 40% invece il penale del 25%. Un procedimento più rapido, quindi, sin dalla prima udienza, incentivi fiscali, la nascita del nuovo tribunale della famiglia. Questo mi interessa: dal divorzio sino alle violenze domestiche, di cui abbiamo parlato adesso, l'affidamento dei figli minori. Così si supera, dice lei, la distinzione tra tribunale dei minori e Dedicate alle famiglie nei tribunali ordinari, quindi sì, con questo sistema si viene a avere uno scambio tra il eh, giudice civile, quindi coopera, con il giudice penale. E. Eh... La riforma Cartabbia, eh, che al momento è una legge delega, eh, sì. e quindi come lei sa insomma, dovrà essere riempita di contenuti certo, con le norme che per il momento che è passata in Senato, ora è, è, è stata approvata come, come legge delega, certo. poi dovranno essere fatte le norme che nel quadro della delega fornita eh, certo. dal Parlamento... diciamo, è importante eh, da, questo. Eh. E sarà una riforma eh, significativa del, del codice. Io ho guardato quella del codice penale, del codice procedura penale, ed è veramente insomma importante, Molte novità: molte novità. Eh, qualcuna anche che comporterà un, una necessità di riorganizzazione dei tribunali eh, non, facile, non facile. Eh. Vede, il problema è che ehm, i soldi eh, che abbiamo avuto dall'Europa e che avremo dall'Europa ovviamente non sono a costo zero, sono, eh, ci, ci vengono dati per realizzare degli obiettivi e uno di questi obiettivi è la, il miglioramento del sistema giustizia perché su quel versante l'Italia è in difficoltà, non per la scarsa capacità lavorativa dei magistrati, non voglio fare una difesa di casta, ma uh, i numeri dicono che facciamo tantissime sentenze, molto più che in altri paesi, ma perché c'è una domanda di giustizia in Italia che non trova uh, paragoni, paragoni con nessuna realtà europea, un numero di avvocati che è enormemente superiore a quello di tutti gli altri paesi europei. E, e quindi, c'è diciamo, una entrata di cause sia nell'ambito nell civile che nell'ambito penale che non si riesce a fronteggiare. Eh, il, il sistema poi della giustizia minorile, che io non conosco, del, della tutela della famiglia, eccetera, non conosco nel dettaglio perché non eh. faccio quel tipo di funzione. È un'ulteriore criticità del nostro territorio perché lei può immaginare che tendenzialmente eh. una separazione in Italia sia un po' più complicata di una separazione in Danimarca. C'è ecco, cioè, anche un fatto eh, culturale, sociologico, insomma, eh, con... Delle non siamo probabilmente ancora pronti a gestire in maniera, diciamo. così. fredda, equilibrata, determinati eh, fenomeni di crisi familiare, per tutta una serie di ragioni storiche. Comunque, sono... è importante questa collaborazione del giudice civile che coopera col giudice Assolutamente penale. Sì, perché i, i... Soprattutto nei casi di violenza e di eh, maltrattamento. Eh. I compartimenti non possono essere stagni. Cioè, poi sì. l'obiettivo della giustizia deve essere quello di. Eh, mh, non di dare semplicemente una sanzione penale del, eh. Eh, o diciamo, di risolvere un problema civilistico, ma di risolvere un problema sociale che sta in quella ah. famiglia e quindi cooperando eh, i due sistemi con l'aiuto di tutta una serie di strutture si ha di mediazione, ci si augura che si possa arrivare a. l'interesse è quello di salvare diciamo, l'equilibrio psicofisico del figlio, fondamentalmente, è certo, comunque, che eh, Si è data a questo nuovo ministro della giustizia, bisogna dire senza ombra di dubbio. Si è data da fare è perché in, in 30 anni si sono avuto tanti tentativi di riforma, ma insomma sono state più deleterie che altro. Ripeto, Piccole ci sono tempi molto stringenti che derivano dal, dalle, dalle richieste dell'Europa perché dobbiamo necessariamente abbattere. Diciamo, abbattere le pendenze e abbattere i tempi della, di definizione dei procedimi dei processi che sono troppo lunghi quando sono... il processo è lungo si ha l'ingiustizia perché la giustizia lunga non esiste e eh, l'ingiustizia deve essere vero, la giustizia però, deve eh, essere breve questo è vero e sicuramente c'è molto da fare sul punto però lei deve considerare che almeno dal punto di vista del, del, del diritto penale ehm, il nostro sistema resta uno dei sistemi che ha il maggior livello di garanzie per l'imputato uh, al mondo. Mm, se uh, facciamo il paragone insomma, con il sistema americano, che qualche eh. volta diciamo uh, vogliamo scimmiottare, uh, il nostro è sicuramente più garantito rispetto a quello americano. Basti pensare alla, mm -hmm. alla libertà su cauzione che ci sta dietro. Certo, e, certo. la... e chiaramente lei. Deve immaginare che più sono le garanzie più si rischia di allungare i tempi del processo eh. e dobbiamo eh, invece trovare la giusta quadra tra questi due obiettivi che in qualche modo sono confliggenti. Eh, certo. La giustizia comunque deve rispondere, eh, diciamo assolutamente deve essere abbreviata. Io mi ricordo, se lo ricorda lei il procuratore capo Gian Domenico Lepore? Come no? Diceva chiamatela pure giustizia puntini puntini se vi pare nel suo libro che io gli presentai, vuol dire di chiara ispirazione pirandiniana, Pirandilia. per dire che, a che serve la, la, la... La giustizia eh, lenta non serve. Parliamo un attimino solo eh, con i suoi colleghi. Ho parlato sempre con eh, procuratore e quant'altro, eh, ho parlato dell'innovazione eh, eh, penale. Cartabia ecco, ha promesso all'Europa di smaltire 6 milioni di processi arretrati entro il 2026. Speriamo eh, di farcela. E, e lei fa un sorriso bellissimo, eh, però eh, no, la salvo ambizioso. Eh, ecco, dunque, allora ho parlato soprattutto della prescrizione, ecco, eh, poi dopo le faccio una domanda, eh, diciamo, diversa, sulla prescrizione abbiamo parlato dell'ufficio del processo, presunzione di innocenza, insomma la riscrittura del sistema ehm, eh, sanzionatorio eh, e soprattutto della prescrizione, perché la prescrizione si dice, si è sempre detto, è la causa principale dell'allungamento dei processi, allora c'è questa improcedibilità, cioè si Blocca il, il, il processo quando il giudice eh, impiega più di due anni per il secondo grado e un anno per la Cassazione. Lei come vede questa situazione? Si può realizzare? Io di tutti tantissimi ospiti. Tutti hanno detto che non ce ne si fa con due anni perché i motivi eh, diciamo, sono tanti, mancanza di magistrati, mancanza di personale amministrativo e quant'altro e non ce ne si fa. L'unico è, è stato fino ad oggi, il procuratore capo di Salerno che io ho intervistato la scorsa settimana ha detto no, perché? Ci si può fare, la si può fare in eh, anni. Lei come dice? Guardi, ehm, la criticità forte nel eh. sistema giudiziario italiano attualmente sta nella Corte d'Appello. Eh, C'è lì l'imbuto e questo ovviamente non dipende dalla incapacità organizzativa della Corte d'Appello, che anzi insomma, eh. è fatta di tantissimi colleghi eh, bravissimi. Eh, ma proprio dal numero dei processi, perché il, quello tanti. che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni è una significativa eh, riduzione dei tempi di definizione dei processi in primo grado. Eh, la risposta giudiziaria in primo grado oggi è nettamente migliore di quella di 10 anni fa eh, sì. e quindi con il fatto che si sfornino, mi consente di utilizzare questo termine, più sentenze in primo grado. È maggiore il numero dei processi che vengono, delle sentenze che vengono impugnate e quindi, quindi dei processi che arrivano alla Corte d'Appello. E se a questo aggiungiamo già la, la condizione di partenza difficile della Corte d'Appello, loro sono praticamente come un, un fiume in piena eh, che non riescono a contenere questo arrivo di questi processi. Ora, pensare che debbano eh, risolvere tutti i problemi in due anni, cioè definire tutti i procedimenti in due anni, Oggettivamente un po' illusorio dal mio punto di vista. Eh, probabilmente si doveva essere, almeno questa è la mia opinione, un po' più coraggiosi nel far sì che arrivassero meno processi in appello eh, con strumenti o che attenessero alla depenalizzazione o all'utilizzo eh, codificato e più diffuso di un, di un istituto che da qualche anno esiste, che è la tenuità del fatto. Eh, per evitare che eh, ripeto, arrivi questo fiume in piena in alla corte Cioè non ci possiamo consentire in questo momento che arrivino in appello tanti, tante sentenze di condanna per fatti di scarsa offensività eh, bisognava secondo me fare una selezione di questi tipi di processi implementando Renderi la possibilità di esecuzioni alternative eh. e far sì che poi arrivino in appello i fatti più gravi di di, di, di criminalità organizzata, di, di, di pubblica amministrazione, di reati ambientali, di reati contro la persona, insomma eh, una selezione dei processi da fare, prima. da fare probabilmente prima per evitare che arrivino troppi processi ancora alla, alla Corte d'Appello. Eh, certamente. Eh, dunque, il eh, giudice ha, ha sentito che i reati gravi, cioè eh, mafia, terrorismo, violenza sessuale, eh, di cui abbiamo parlato, associazione finalizzata a traffico di droga, eh, sono oh, diciamo, trattati a parte, con sì. regole a parte e c'è anche la possibilità di proroga senza limite di tempo. Dunque, eh, è stato detto dal procuratore capo di Catanzaro Gratteri, dice bisognava mettere in questo gruppo di reati gravi, i reati ambientali, corruzione e concussione. Io i reati ambientali ce li avrei messi, Guardi, noi ne, siamo i reati ambientali, eh, che è una, una delle piaghe del nostro territorio, è eh, salute, reati sì, ambientali, salute. Però purtroppo mh, la maggior parte dei reati ambientali sono solamente delle contravvenzioni, si chiamano, hanno pene molto basse e termini di prescrizione molto bassi. E anche lì secondo me occorreva fare un intervento dal punto di vista del diritto sostanziale, perché per esempio una cosa che veramente fa rabbia è, è la lottizzazione abusiva, che significa che io ho sostanzialmente stravolto una destinazione d'uso di un immobile o un piano regolatore per costruire per esempio civili abitazioni in una zona che poteva essere destinata a verde pubblico, faccio questo esempio per dare l'idea anche della eh sì, gravità sì, del fatto, certo. e questa resta una contravvenzione che è punita con pene basse e soprattutto a un termine di prescrizione molto basso, di quattro anni, che rende oggettivamente difficile celebrare un processo in, con tre gradi di giudizio. Per vicende che attengono poi all'imprenditore che ha fatto l'ottizzazione, la, la, a chi ne ha beneficiato, al notaio che per esempio ha arrogato eh, illegittimamente gli atti. Quindi hanno anche aspetti molto complessi, hanno un numero di imputati spesso elevato, per cui diventa difficile fare il processo in un tempo così breve. Questo, eh, però insomma, auguriamoci che eh, andando avanti nel tempo. Ci, ci si possa sedere a, sempre a tavolino e trovare poi il giusto equilibrio tra la eh, meritevole esigenza, diciamo, di definire i processi in un tempo breve e compatibile anche con i principi dell'ordinamento europeo e anche le esigenze di tutela del territorio certo. che non possiamo dimenticare. Lei applicare. ha nominato gli imprenditori, io spesso tiro un po' le orecchie a particolari imprenditori quelli che ancora oggi sotterrano per risparmiare eh, il, il, diciamo, lo smaltimento dei loro materiali di risulta e vogliono risparmiare e sotterrano ancora oggi che si è Capito che reati ambientali corrisponde reati a danni alla salute, ancora diciamo sono, fanno i furbetti. Questi proprio io non li tollero ma quello è un fenomeno che poi si collega a quello edilizio molto spesso, eh. perché se io costruisco una casa senza avere il permesso di costruire non posso poi. Eh, tracciare no, cioè, il rifiuto dal momento in cui l'ho creato al momento in cui l'ho definito e quindi a parte il fatto che non sono di regola ma io poi devo anche smaltire in maniera illecita i rifiuti perché non posso tracciare il rifiuto, quindi l'aspetto ambientale e l'aspetto urbanistico molto spesso sono le due facce della stessa medaglia no? Certo. e sono quelle che poi devastano il Ma nostro territorio. Ma tutte le aziende a nero è la stessa problematica, la stessa cosa. le pensi un'azienda un di scarpe per fare una scarpa, la suola, i tacchi la vernice mm. quindi tutta, tutto materiale che fa male al terreno infatti bisognerebbe capire che eh, il rispetto delle regole sia del diritto del lavoro e di, del di, di diritto eh, civile, cioè porta anche eh, con sé il rispetto della regola penale, ecco, mettiamola perché se io faccio, come giustamente lei dice, un'attività a nero, io per forza devo smaltire a nero anche i rifiuti, non posso tracciarli. Perciò, questo fatto, eh, insomma, ancora si insiste, ancora non è eh, stato debellato, sì, eh, sì. è sempre un fatto culturale. Nonostante, devo dire, ci siano degli incentivi che tutti conosciamo per... Eh, il, 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 per favorire, per, per favorire diciamo, la cosa legale. La, il tracciamento diciamo, anche del, 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 delle attività di, di, di costruzione di, di, di smaltimento dei rifiuti eh, ci possono essere degli incentivi fiscali di cui eh, chi, si, ha si può agricoli, cioè chi ha terreni agricoli, chi però eh, le... c'è anche un dato diffuso di eh, che dobbiamo riconoscere che molto spesso diciamo, non siamo pronti a rispettare le regole e questo eh certo. È certo. Cediamo sempre la furbata. Esatto è la furbata e invece è un'abitudine che dobbiamo toglierci. Eh, signor Giudice, non so se lei ha sentito parlare del libro della PM Ilda Boccassini, sì. eh, l'ha sentito parlare, è dunque la stanza numero 30 dove lei eh, parla diciamo, della, eh, non solo della, mh, della sua vita eh, ma avrebbe dovuto forse parlare un po' più della magistratura, comunque eh, noi, io non critico nessuno però Insomma, è un libro che sta facendo discutere tanto perché insomma, eh, parlare di una persona che oltretutto è morta insomma, non mi sembrava il caso. È un mito. Il, eh, il giudice Falcone lei ha detto che era innamorata di questo giudice, ora la persona non può rispondere se sia vero o non sia vero, e quindi questa è una cosa veramente, eh, diciamo, sicuramente non fatta bene. Comunque, lei parla poco della magistratura, però anche ai suoi tempi c'era una magistratura diciamo così cattiva, invidiosa e di cui era stata vittima proprio mh, Falcone e lei dice eh, dunque quante carriere si sono sviluppate a scapito della verità e dell'obiettività in questi 30 anni quindi parla insomma anche ai tempi suoi c'era eh. Mani Pulite che era una cosa buona c'era Di Pietro, il procuratore eh, Francesco Saverio Borrelli insomma però c'era anche eh, il, lei un che po' Falcone, come oggi eh, Lei ricorderà che Falcone... Eh, perse la, la, la corsa diciamo ad alcuni incarichi prestigiosi proprio per invidia per, perché diciamo si favorì ma io preferisco dire si favorì l'anzianità fine a se stessa piuttosto che il merito. Eh, qualche volta è stato vittima anche di, di invidie, di, di maldicenze, certo. la strage della Daura, qualcuno arrivò a dire che se l'era fatta da sola praticamente per alimentare il suo mito. Eh, fa parte dell'animo della, dell umano purtroppo, quando ci sono delle persone particolarmente in vista c'è sempre quello che tende a, a smitizzarle, a, a denigrarle. E cioè. non capiscono che gli invidiosi si rovinano il fegato. Mm. Io, io no, poi, non li sopporto. Diciamo questa uscita, diciamo, secondo me la Boccassini se la poteva risparmiare, ecco, diciamo Bra, perché poteva parlare ripetere. poi di un fatto così privato, con una persona che non può né negarlo né eh, affermarlo, e soprattutto con una persona che eh, tutti sappiamo essere una persona estremamente riservata dal punto di vista della sua sfera degli affetti sì, personali, sì, perché... Era uno che, benché fosse un uomo pubblico, eh, aveva gestito con grande riservatezza anche tutte le sue vicende personali. Secondo me questa, questa rivelazione, brutto, diciamo, offende brutto. anche un po' il suo modo di essere, il modo di essere di Falcone, la, diciamo, anche la sensibilità di Falcone. E offende Quindi pure le persone... L'ho trovata proprio fuori luogo. E, e offende pure le persone che amavano Falcone. Io mi sento cioè non lo so un senso di oltraggio di eh, proprio Poi, se, cattiveria se, se lo abbiniamo al fatto che l'ha detto in occasione della presentazione di un libro è ancora più brutto è proprio più brutto eh, comunque eh, questo per dire che anche ai tempi eh, 1990, mani pulite, c'era una magistratura buona, una magistratura meno buona, questo è un periodo che è stato ormai è passato perché non dobbiamo dimenticare che la magistratura ha eliminato le mele marce eh, da sé è stato il consiglio del CSM a eliminare il magistrato che aveva organizzato tutto quel po' di roba, di quei fenomeni corruttivi. Ecco quindi, ricordiamo ai nostri cittadini che sembrano un po' dubbiosi, adesso hanno perso un po' la fiducia nella giustizia, di riacquistarla. Questa è stata sempre una trasmissione che ha voluto avvicinare il cittadino alle istituzioni e viceversa. Oggi ancora di più. Sì, lo so, eh... Guardi, la magistratura è fatta di uomini. Eh, sono 9.000 e qualcosa magistrati in Italia. E ovviamente eh, nel, nel, in questo contesto ci sono degli uomini eh, migliori e degli uomini peggiori, Bravo. come in tutte le categorie. Quindi, sì. chi pensa che la magistratura sia il fatto che vinci un concorso non, non significa che sei migliore umanamente di altri. Eh, quello che. Secondo me però è giusto dire che sono state commesse tante cose, eh, diciamo, sbagliate, eh, ma che eh, poi alla fine i procedimenti disciplinari, come giustamente diceva lei, sono stati attivati dalla magistratura stessa. Quando abbiamo notizia di magistrati arrestati, non è che li arrestano altri corpi, <ride> li arresta la magistratura e eh, la magistratura. È ovvio che eh, il il fatto che a noi venga riconosciuto un, un potere così eh, forte eh, che dobbiamo portare con grande equilibrio sulle spalle, che è il potere di giudicare delle vite di altri uomini, eh, secondo me rende ancor più gravi le condotte illecite quando vengono fatte da chi come noi ha il dovere di giudicare altre persone. Eh certo. Quindi, eh, è giusto diciamo, essere severissimi con chi ha eh, violato delle regole eh, di comportamento. Però eh, non si può negare che eh, qualche volta di più, qualche volta di meno, qualche volta prima, qualche volta dopo, però tendenzialmente eh, le situazioni diciamo, in cui c'erano dei colleghi che non meritavano diciamo, di portare la toga sulle spalle sono state risolte anche in epoca recente con destituzioni, con, con procedimenti stessa. disciplinari Quei... eccetera. E, e questo l'ha fatto la magistratura, non è altri. E' certo, certo, e io questo che raccomando sempre ai nostri uh, telespettatori, quando siete un po' in crisi con la giustizia, pensate che i magistrati lavorano tantissimo. Per un pugno di magistrati che non hanno fatto certamente il loro dovere ecco, e, e non rappresentano certo la magistratura, ce ne sono una valanga di magistrati bravissimi che lavorano dalla mattina alla sera. Io non mi stanco mai di dirlo. E eh, sacrificano la vita privata perché la vita privata è molto ristretta. Vivono con, molto spesso con la guardia del corpo e quindi significa vita privata annullata. Non dimentichiamo. Quanti hanno perso la vita? per difendere la giustizia per difendere noi cittadini tanti ne sono stati uccisi poco, mi pare, un mese fa c'è stato la, il torneo della legalità a Santa Maria Capovetere organizzata dai magistrati sì. eh, è una cosa di, una partita di basket. Un di basket, il ricordo proprio di un magistrato, si chiamava eh, come Ciampi. Ho detto? Ciampi Ciampi, un magistrato che faceva il suo dovere, era pure sotto pensione mi pare, sì, è di un avvocato che... Eh, al Tribunale di Milano nel 2015 un pazzo è entrato, l'ha ammazzato, ha ammazzato, ammazzato lui eh, un, giovane un giovane avvocato e, due, e due testimoni. Mm. Quindi rischiano la vita, ma vi rendete conto per lavorare, rischiano la vita, tenetelo sempre presente. Questo è un promo mio personale nei confronti della stima. La ringrazio, la ringrazio perché eh, viviamo momenti molto difficili. Eh, per colpa anche nostra no, di magistrato, cioè non ci dobbiamo chiamare fuori dalle nostre certo. responsabilità. Però io dico sempre che le, le nostre sentenze devono essere fatte nel nome del popolo italiano e quindi devono essere anche non dico condivise, perché poi il diritto, come dicevamo prima, non sempre è fruibile dalle persone. Però guai se eh, i cittadini dovessero pensare che le sentenze vengono fatte per un interesse proprio, per favorire qualcuno perché non, non si tratta tanto di attaccare quel singolo magistrato che ha fatto la sentenza, ma di attaccare l'aspettativa di giustizia e questo poi favorirebbe il, il ricorso diciamo, a forme di giustizia individuali, no, noi non dobbiamo arrivare al punto di dire Siccome al giudice non credo mi faccio giustizia da solo e quindi. e ammazzo! Ammazzo, non pago le, 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 quello che devo pagare, eccetera, eccetera. Perché questo poi significherebbe poi la fine dello Stato di diritto. Evidentemente. Certo che il compito del giudice è un compito oneroso, ma è un dorme compito oneroso. lei, dorme. Io dormo male, ma per un fatto diciamo mio, il suo personale, <ride> mio non personale. per le sentenze. No, eh, allora anche, anche, nel senso che è chiaro che è un lavoro che. Eh, Ma che di... si dice di lei? Un giudice severo? Di quelli... Perché se fa un sorriso così apre l'animo, proprio dice... Mm, non lo so, è difficile dire che eh. cosa, non, non, non credo di passare per uno severissimo. Ecco, non, non, poi, Il giusto. Devo fa... dire, ho un buon rapporto da sempre con, con, con gli avvocati, difficilmente mi è capitato di, diciamo, di situazioni diciamo, difficili nella gestione, nella gestione dei processi. Eh, è un lavoro impegnativo, un lavoro che ti porti dentro anche quando certo. vai a casa, perché è chiaro che il peso di una decisione tu lo avverti anche la sera eh. quando stai nel letto, eh, però è un lavoro anche molto bello. E eh, certo, le medaglie, io dico il riconoscimento a voi giudici oppure anche alle forze dell'ordine, le dovrebbero dare alle mogli per la pazienza, eh, per l'assenza. Perché tante volte siete impegnati sì, sì, fino a diciamo, tardi? È chiaro che eh, un, un quadro familiare sereno diciamo, aiuta, aiuta anche a fare aiuta. meglio il proprio lavoro. E eh certo, signor Giudice, mi fa piacere di averla conosciuta. La ringrazio eh, per avermi concesso questo onore. e Speriamo si sia trovato bene. Benissimo, se come... si è trovato bene, la prossima volta l'aspetto lì fin da ora. Va bene, la ringrazio molto, sarà un piacere. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Uh...